Benvenuti. Con questo video tutorial voglio farvi vedere questo bellissimo sito di cui ho parlato nel post. Allora, apriamo innanzitutto l'Instamatic dal link che vi ho fornito nel post e apriamo un menu a caso. Ecco, questo è quello che vi ho postato nel blog. Troviamo un box con all'interno due differenti codici. Cosa ne facciamo? Allora, innanzitutto apriamo il nostro file Zilla o quello che ha domenica. Ci connettiamo al nostro sito, ok, andiamo nel nostro tema, ok, apriamo lo style CS, ok, perfetto. Apriamo nuovamente il nostro codice CSS, lo copiamo, CTRL C, e lo incolliamo, alla fine va benissimo. Invio, CTRL V, ok, salviamo, sì, ok. Poi apriamo ad esempio il nostro menu, vogliamo posizionarlo nel leader. Ok, io adesso lo metto assolutamente a caso. Copiamo l'HTML, CTRL C, apriamo questo. Per comodità lo voglio mettere qua alla fine. CTRL V. Ok, qua dovrete andare a modificare ogni singola parte. Con href, dove c'è il cancelletto, dovete mettere l'indirizzo http://www. nome del sito, eccetera. Questo andate a modificarlo col nome che vi comparirà sul menu stesso, e così via su tutti gli altri. Adesso lasciamolo così per comodità e velocità. Ok, adesso andiamo a vedere il sito. Aspettiamo il caricamento, ok, l'ho inserito qua. Io andando a modificare item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, vado proprio le scritte qua sopra, eccetera. Ok, con questo è tutto, vi ringrazio, arrivederci.